Allora, due volumetti un po' particolari trovati in edicola. Ne avevamo già parlato, a dire la verità. Ma come si dice, ripetite, Giovanni. Ma ripetere, Giova. Questo bel volumetto l'avevamo trovato in edicola su Leonardo da Vinci, Guerra di Agostino. Ce ne fossero di lavori anche in libreria così. Guardate che lavoro che ha fatto la De Agostini. Senza parlare che le copertine rigide costano un occhio della testa. Ma poi guardate l'impaginazione, tutto quanto. Le incisioni d'epoca, guardate questa incisione sulla congiura dei pazzi a danno del De Medici, dei Medici. La congiura dei pazzi, incisione ottocentesca contenuta in Della Rivoluzione d'Italia di Carlo Denina. Ferito dai congiurati della famiglia Pazzi, Lorenzo de' Medici trova rifugio nella sacrestia del Duomo di Firenze. E poi continua sempre con dei bei lavori, cioè, ad esempio viene riportata una tavola di architettura di un famoso genio dell'epoca. C'è un po' di tutto, ci sono delle belle tavole, non poteva mancare la Mona Lisa, l'ultima cena sempre di Leonardo, la Vergine delle Rocce, un omaggio floreale particolare dell'Annunciazione conservata nella Galleria degli Uffizi di Firenze e che Leonardo dipinse nella prima metà del 1470. L'angelo porge alla Vergine Maria un giglio, simbolo non solo della città fiorentina, ma soprattutto di castità e purezza. E ricordatevi che la castità e la purezza stanno alla base per una vita, non dico agevole, ma una vita sincera. La Vergine delle Rocce. Nella Dama con l'Ermellino, Museo Nazionale di Cracovia, Leonardo supera lo schema quattrocentesco del ritratto tradizionale. Uno studio di Leonardo, famosissimo, lo conoscono anche le pietre. L'ultima cena. Ancora dei suoi lavori, la Mona Lisa. Quella che vi dicevo, quel lavoro. La città ideale di Sforzinda. Come viene teorizzata dal Filarete nel suo trattato di architettura, conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze. Il nome della città è un omaggio alla famiglia Sforza. Insomma, chi bazzica un po' le librerie e le biblioteche sa che questa roba è fuori dalla portata degli uomini, dei comuni mortali. Potete trovare giusto in queste pubblicazioni qui, un po' così, alla pace. Ingegnere Ducale, le macchine di Leonardo. Insomma, una bella cosina che chi ha avuto la fortuna di trovare in edicola ci ha potuto sguazzare. Il tour di un filosofo.
Guardate questo lavoro di questa cosa, una sanguigna, una china. Il cartone di Santana conservato alla National Gallery di Londra è conosciuto anche come cartone di Burlington House, sua sede precedente. Studio per la battaglia di Anghieri, Galleria dell'Accademia di Venezia. La perfezione della Gioconda. Che detto tra noi, quella Gioconda è falsa come Giuda. Un pittore le riconosce subito queste cose. Vedetevi prima un Clemente Tafuri o un Antonio Mancini e poi andatevi a vedere la Gioconda, si vede subito la differenza, sia di pennellata che di veridicità, che di veracità. Una bella bibliografia che non sta mai male. E referenze iconografiche. E poi sempre parlando di belle cosine che si trovano in edicola, questa Pompei del Corriere della Sera. Ne avevamo già parlato, ma ne volevamo riparlare. Ci sono delle foto magnifiche. Guardate che foto. Insomma, non navigheremo nell'oro, ma avere già due o tre di queste cose è già una bella soddisfazione. Guardate qui che incisi, che lavori dell'epoca. Mosaici da 1000 anni. Non è che di mosaici ce ne sono, di mosaici pompeiani non è che ne trovate a mani basse. Una volta che avete visto quei 30-40 mosaici che ci sono lì in quelle ville diroccate, avete visto tutto. Una volta che avete visto quei 30 o 40 mosaici, avete visto tutto. E infatti questa roba la conoscono persino i muri. Ad esempio questo, mosaico con maschere tragiche e festoni. Secondo secolo a.C., da Pompei, Casa del Fauno. Napoli, Museo Archeologico Nazionale. Bellissimo questo. Avevano una classe questi mosaici. Ercole strozza il serpente.
circa 75-79 d.C. Pompei, casa dei Veti. E poi qui si potrebbe andare avanti per delle ore. Questo lo conoscono persino i muri, ha fatto il giro del mondo. I musici ambulanti, secondo secolo a.C. Mosaico da Pompei, Villa di Cicerone, Napoli, Museo Archeologico Nazionale. Specialmente in quelle edizioni anni 50 sull'arte antica, questi facevano la loro bella figura. E non avevano una classe, questi, guardate qui che roba, una classe che non vi dicevo. Scene erotiche. Ebbene sì. Questa gente aveva anche una verve erotica da mantenere. Naturalmente entro i limiti del pudore, altrimenti ci scattava la multa. Il satiro danzante. Sono sempre le stesse foto. Quando devono fare un libro su Pompei, ci mettono sempre il satiro, i musici danzanti. Bene.